Dobbiamo ehm, tornare su un paio di argomenti. Ovviamente, girandoci intorno, non tornando esattamente su quello che già abbiamo esposto e ampiamente analizzato nel NEI post partita. Ma ci sono tante altre interessanti dinamiche che, secondo me, vanno, vanno analizzate, che ci aiutano anche a capire i momenti attuali di queste squadre. Mi scuso perché solitamente questo contenuto ve lo pubblico per i mattinieri, dico, eh? poi c'è chi lo recupera ovviamente, solitamente lo, lo pubblico alle 7 del mattino, anzi 6 e 45, <coughs> nel frattempo come sempre me se ne va la voce, però oggi ho voluto un attimo uh, rilassare i muscoli per così dire e soprattutto delle chiappe e mm, fate caso a quello che sto dicendo e pubblicarvelo con più calma ma tranquilli perché recuperiamo tutto quanto quindi vi saluto immediatamente bentornati e ben ritrovati io vi chiedo scusa ragazzi mi sono svegliato già da un'oretta e mezza in realtà ed è da stamattina che col fono Cerco di tagliare la giusta direzione a sto capello che in realtà mi sono tagliato un paio di giorni fa, ma non ho capito per quale motivo, ragazzi miei, non ci riesco. Allora, se volete eh, supportare questo genere di contenuti, vi chiedo semplicemente di fare una cosa: lasciatemi piace grazie a chi lo farà. Iscrivetevi poi e attivate la campanella. Innanzitutto se volete restare sempre aggiornati ogni volta che pubblico qualcosa, secondo poi per fare a me e al buon Fabio un regalo di Natale. Più che altro, raga, la metà di voi praticamente segue sempre i nostri video, ma ancora non si è iscritto, segue spesso i nostri contenuti. Per questo vi chiedo: fateci questa cortesia. Due canali di calcio, un extra calcio in descrizione o compariranno qui durante il video. Io chiedo scusa anche ai tifosi di Verona e Lazio perché. Ieri poi è stata una giornata un po' movimentata, un po' particolare, e la Lazio è passata in secondo piano. Quindi, due rapide paroline sulla Lazio le voglio assolutamente dire. Più che altro mettere in risalto quelle che sono state le dichiarazioni di Sarri, perché poi sul campo è maturato l'1-1 tra Verone e Lazio. Lazio che era passata in vantaggio. Verona che fino a prima del gol del pareggio non è che avesse creato poi tutto sto granché, poi arriva un'espulsione per il Verona, la Lazio che può comunque provare ad approfittarne per rimettersi davanti e vincere questa partita, ma poi effettivamente cosa che non, che non accadrà, cosa che non avverrà. Maurizio Sarri parla di una buona Lazio che non ha concesso nulla e posso anche essere d'accordo fino ovviamente al momento del, del gol del pari, perché poi qualcosa hai concesso se non il pareggio non lo, avessi, non lo avresti preso. Più che altro che Sarri parla di, careg di, di careggio, di careggio casuale, di pareggio casuale, spiace per i tifosi. Pareggio casuale anche in questo caso, secondo me ragazzi lo, lo dico in generale, non lo dico perché parlo, parlo di Lazio ovviamente, eh? non è mai casuale se il pareggio arriva, se prendi il pareggio, anche nell'unica distrazione, disattenzione difensiva, se fino a quel momento non hai concesso nulla. Io continuo a ribadire un concetto che è, secondo me, di fondamentale importanza. Se non hai la forza, se non hai... Non dico tanto la voglia, perché magari la voglia ce l'avevano pure, ma proprio non riuscivano, no? Di metterti davanti di almeno due gol. Cioè, se tu non fai un gol in più... Non un gol in più. Il secondo gol per andare in tranquillità, in sicurezza, e poi arriva il gol del pareggio, l'ho detto tante volte anche per la Roma, eh, allora sei stronzo. Cioè... Le disattenzioni difensive capitano perché soprattutto nel calcio odierno, eh, mantenere una compattezza, una solidità e una stabilità per, per i 90 e passa minuti più recupero è veramente difficile. Ah, mi sei scaldato. Fermi tutti, stavo aspettando. Ah, torna lo scaldotto ovviamente di Angry Birds. Quindi mh, è questa la cosa, non tanto sottolineare, eh, lo avrei detto anche, ribadisco per, per la Roma. Sottolineare che il pareggio è arrivato casualmente Secondo me è un po' una paraculata Per non dire che avresti dovuto fare il secondo gol E invece non ci sei riuscito C'è da dire poi che però ehm, Dopo eh, diciamo ha praticamente no, ammesso che eh, Sta partita avere, avrebbero potuto tranquillamente vincere la 3 1 Ma che non sono stati in grado di farlo Quindi poi comunque no alla fine Ha detto quello che eh, in realtà era giusto Dicesse no? Sottolineando però insomma che il gol è stato casuale, da questo punto di vista non sono, non sono assolutamente d'accordo. Detto questo, ragazzi, rapidamente anche ehm, tornerei su Pioli, tornerei su una situazione che sta passando sotto banco, perché in tanti non ne stanno assolutamente parlando, ma io sono quasi convinto che è semplicemente un discorso rimandato. Discorso rimandato dopo questa sconfitta contro l'Atalanta, lasciate sta come è arrivata, Milano che è stato in partita, che l'ha ripresa due volte ma alla fine la perde lo stesso, discorso rimandato perché di mezzo c'è un incontro di Champions League, seppur ragazzi difficilmente regalerà ai milanisti, ai tifosi del Milan e alla squadra una qualificazione insperata ormai agli ottavi di finale, ma secondo me si sta aspettando solo quel momento. Esonerare adesso Pioli in questo particolare momento secondo me non otterrebbe um, il risultato sperato. Io credo che vogliano fargli, credo che è paradossale come cosa, no? Ma potrebbero dargli veramente l'ultima possibilità, ultima possibilità relativa ovviamente, di dire giocatela con Newcastle, vincila, vediamo se te qualifichi e forse potresti farmi dimenticare quello che è successo contro l'Atalanta. E non è detto neanche che accada questo, eh. ho sentito tante persone, tanti amici che mi hanno detto, eh, amici anche che comunque hanno a che fare con, con l'ambiente, e mi hanno detto che potrebbe non essere sufficiente neanche questo, cioè, che la propria, poi non lo so se così sarà, ovviamente. Eh, sono anche un po' delle loro delle loro percezioni che probabilmente insomma la dirigenza ha già deciso di, di cambiare, dice chi prendi, poi eventualmente ne parleremo in un contenuto a parte e dedicato, cambiare Pioli, esonerarlo perché è anche la classifica di Serie A che parla, perché poi quando Pioli dice no vabbè gli obiettivi restano gli stessi, uno guarda la classifica e dice ma me sta a per culo l'Inter è a 36, la Juventus eh, è a 38, la Juventus è a 36, ragazzi il Milan è da terzo in classifica a 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 E meno 7 dalla posizione subito sopra, dalla seconda posizione in classifica con la possibilità per qualcuno di accorciare nei loro confronti perché ci stanno squadre, non faccio nomi, che ancora devono giocare Guardando l'attuale classifica di Serie A, ragazzi, ehm, insomma, il Milan ha perso quattro partite e ne ha pareggiate due, sì, per carità ne ha vinte nove, ma dalla concorrenza, a sto Milan all'inizio stagione partiva per vincere lo Scudetto, o meglio, mi correggo, chiedo scusa, per lottare per lo Scudetto, ad oggi, ragazzi, è veramente una, una cosa impossibile da vedere, no, anche proiettarci per le prossime giornate, pensare che il Milan possa lottare per lo Scudetto è utopia pura, se non altro che utopia, dovrei trovare un termine di eh, incertezza più totale per esprimere no, quello che è l'attuale momento del Milan. Credo che la dirigenza, la proprietà non stia andando giù, no? per quanto poi hanno sempre rinnovato fiducia nell'allenatore, quello che sta succedendo attualmente, per quanto poi è anche giustificabile una sconfitta. Al Gewis contro l'Atalanta, e pur sempre l'Atalanta, ma li hanno battuti nello scontro diretto e se stanno rifa rifacendo sotto anche nei loro confronti in termini di punti in classifica. Io non credo gliela faranno passare liscia, questa è la percezione che ho. Clamorosamente dovesse il Milan riuscire a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League. Parere mio personale, c'è chi non la pensa come me. Pioli potrebbe tranquillamente continuare a restare sulla panchina, ma navigando a vista. A mio modo di vedere, perché ormai basta veramente un altro piccolo passo falso in campionato. Raga, è veramente un attimo che in quel caso la proprietà non può fare altro che prendere atto no, dei risultati talmente negativi eh, per magari cogliere anche la palla al balzo e cambiare io penso che ragazzi eh, dobbiamo aspettare sempre perché non si qualificherà il Milan nonostante possa secondo me anche vincere contro il Newcastle ma non si qualificheranno, secondo me basta aspettare quel per... o forse non lo so io, se magna il Pandoro e il Panettone e se ne riparla non lo so fino a che punto perché poi praticamente le partite ci stanno, stanno sempre quest'anno se gioca il 23 dicembre, mo non mi ricordo poi verso la fine dell'anno però ragazzi la mia percezione è che veramente Pioli ci ha c'è i giorni contati sulla panchina del Milan, poi ribadisco, è eh, una mia percezione, magari mi magari sbaglio, però la classifica attuale di Serie A e soprattutto no, quello che non succederà in Champions League, mi auguro per voi che non sia così, potrebbe portare a tutto questo. Per un Milan che perde terreno c'è un Inter che continua e qui voglio leggere le dichiarazioni di Inzaghi perché poi anche guardando no, quello che è l'attuale ambiente, come i calciatori scherzano tra di loro, veramente no... Mh, Sembra ci sia una tranquillità veramente clamorosa, una tranquillità veramente incredibile. Prima che mi dimentico, visto che in tanti me l'avete chiesto, io riprendo ovviamente i risultati, riprendo ovviamente la, la formazione, perché giustamente me l'avete fatto notare, no? Dice, ma guardando come l'Inter alla fine è stata dominante, no? Contro questo dinese ma magari guardando che per quanto te sei qualificato in Champions League sei già agli ottavi di finale, ma te la devi decidere nello scontro diretto con la Real Sociedad. Magari non sarebbe stato meglio applicare qui il turnover il fantomatico, no? Frattesi eh, e altri giocatori, far rifiatare quelli che sono i giocatori più più importanti in assoluto. In panchina c'erano, che non sono subentrati, Agume, Audero, Di Gennaro, vabbè, Frattesi, Klassen, Sanchez, stabile, cioè qualche giocatore, poi eh, Sensi, Quadrato, Aslani, Carlos, Augusto e Arnaudovic. Cioè, di giocatori per fare un buon turnover, secondo me ne avevi, no? La domanda è. Eh, con la Real Sociedad te giochi ovviamente il primo posto, metti lì là i titolari e eh, utilizza le riserve. Magari non avresti vinto 4-0, magari non lo so, l'avresti cominciato a indirizzare il secondo tempo, magari avresti fatto rifiatare quei 45 minuti a Laudaro Martinez, a Barella, a Di Marco, a Darmian, a che ne so io a, a Sommer, magari no. O forse sì, no, vabbè, Sommer tanto gioca in porta al turno per il portiere, è veramente incredibile. La indirizzi comunque, la vinci comunque E poi il tutto per tutto lo dai ovviamente contro la Real Sociedad Sono, sono d'accordo assolutamente eh. Eh, Io così onestamente avrei, avrei fatto Perché poi effettivamente se guardiamo l'Inter due squadre ce l'ha Ma Inzaghi nel bene o nel male si affida quasi sempre agli, agli stessi Sì ogni tanto lo vediamo, no, butta il Sanchez la situazione Io avrei fatto onestamente così O oh, a meno che Inzaghi no, ad oggi... Sa che può affidarsi così tanto dei propri calciatori che possono anche non sentire quella che sarà la stanchezza, o a meno che non decida di fare turnover. E secondo me sarebbe abbastanza clamorosa come cosa, no? contro la Real Sociedad, dove veramente te stai a giocare il primo posto perché se non ricordo male sei, sei a pari punti alla fine con, con loro. Per quanto se non ricordo male, se gioca al, sì, all'Olimpico, stavo di buonanotte a San Siro. L'Inter è capace di vincere anche con le riserve contro la Real Sociedad, eh, però sicuramente ecco, fa un po' più paura, tra virgolette, la Real Sociedad per i punti che c'è in classifica piuttosto che l'attuale Udinese. Alla fine ragazzi sono scelte. è l'allenatore che decide come, come gestire la situazione e noi da fuori possiamo solo dire può sembrare no, una un'impressione sbagliata, una percezione sbagliata, magari mettendo non lo so, le riserve tra virgolette non avrebbe dato... Questi impronta, queste certezze, comunque, questo alla fine, e qui spezzo una lancia alla fine in favore dei Inzaghi. Questo è anche il mio, il mio, la mia ambiguità, il mio, il mio paradosso: probabilmente no, Vincere una partita così, seppur la giochi con i titolari, poi ti dà un morale di quelli clamorosi in vista della prossima partita. No? Quindi, punta tutto sulla prestazione, punta tutto sulla continuità dei risultati. Per mantenere alta, no? Non abbassare mai la guardia con le riserve che possono togliere quel qualcosa sul, sul campo e magari distrarre la squadra, no? Farla asfaltare, macinare, ditelo, ditelo come volete. Voglio leggere ovviamente quelle che sono le parole, le dichiarazioni di Inzaghi, perché poi si è anche lamentato in realtà, eh? Abbiamo risposto da grande squadra giocando benissimo dal primo al 94esimo, io aggiungerei no benissimo, in maniera, a mio modo di vedere, fenomenale. Per quanto poi Ludinese quest'anno mi sembri veramente poca roba Guardiamo solo a noi stessi e se ne siamo accorti senza pensare agli altri Sappiamo che non è facile giocare dopo Ma ormai ci siamo abituati Quindi la frecciatina comunque l'ha la lanciata secondo me E ora dobbiamo recuperare le energie per la Champions Precisazione su Frattesi adesso ci arriviamo Allora Non era semplice Ludinese aveva vinto non molto tempo fa <coughs> Scusate la mia voce mi abbandona Qui a San Siro contro il Milan e mi era completamente passato di testa, però, ragazzi, io non voglio essere cattivo, no? Non ho niente contro il Milan, ovviamente lo dico come dato oggettivo. Credo che sia anche giusto no? sottolineare questa cosa perché a parità dei situazioni, a parità dei calciatori, ragazzi, non è che c'è stato calciomercato, mercato, è passata una No, quest'anno l'Udinese, ragazzi, eh, ha vinto a San Siro contro il Milan e la differenza è che a San Siro invece l'Inter ragazzi gliene fa 4 li manda a casa in una maniera veramente, veramente incredibile va sottolineato ma poi la differenza dei punti in classifica tra Inter e Milan che lo sottolineano e che lo mettono in, in chiaro però ad oggi questa è la differenza tra Inter e Milan due squadre che a inizio campionato sulla carta io ribadisco ragazzi potevo ipotizzare e pensare che lo stesso Milan potesse lottare no? per lo stesso traguardo dell'Inter non, non me nascondo e non lo escludo perché poi guardo la squadra Milan penso che abbiano veramente un grande gruppo anche per come lo hanno plasmato, lo hanno trasformato, no? per come si sono rivoluzionati e va bene. In questo momento è in fondo alla classifica ma ha valori superiori. Sono d'accordo in parte, in realtà, se lo dici al Milan te dice sì, eh, però insomma, questo mi sembra veramente una squadra. Uh, non lo so, ma gli manca veramente qualcosa di, di importante. Secondo me non, non è minimamente paragonabile all'Udinese della prima parte della stagione scorsa. Poi si è assestata in realtà, secondo me, su queste prestazioni perché poi pareggia tante volte con le big perde relativamente. Poi, precedentemente, ricordiamo col Milan. Noi dovevamo tenere bene il campo uh, perché loro hanno qualità. Ed è vero questo, eh. i ragazzi hanno interpretato benissimo il match per tutti i 94 minuti, sono stati veramente bravissimi, questa è una risposta da grande squadra, abbiamo fatto un'ottima gara e dobbiamo concentrarci solo su di noi, quello che succede sugli altri campi deve interessarci relativamente, ma credo che sia questo il segreto dell'Inter ragazzi, credo che non siano parole di circostanza, credo che lo abbiano dimostrato, l'Inter gioca senza pressione nonostante la Juventus gliela stia mettendo e questa è una prova di forza clamorosa. Ribadisco ancora un concetto che ho già espresso più e più volte, ma che anche Fabio ieri sera continuava a farmelo notare, no? Perché poi ci siamo interrogati e abbiamo detto: ma com'è possibile che Stinter veramente. Guardando poi l'Inter delle incertezze dello scorso anno, le 12 famosissime sconfitte in Serie A, che non si possono dimenticare ragazzi, perché per quanto poi arrivano nuovi giocatori, ma bene o male l'ossatura dell'Inter era quella. Ma che è successo? Ma che è cambiato? Ma come ha fat com fatto l'Inter con Inzaghi, che è sempre stato veramente no, in alcune situazioni sul lastrico quasi pronto ad essere esonerato? Come ha fatto ad avere questo balzo, questo processo di la finale dei Champions League, ragazzi? Fabio me l'ha detto, io pure nel, nello stesso momento in cui eh, parlavamo, stavamo pensando la stessa cosa, la finale, quanto per quanto poi quella finale l'hai persa, ma per come te la sei giocata alla pari? La Consa si sono resi conto che alla fine l'hanno persa quella finale dei Champions League, se la so giocata alla pari con la squadra più forte d'Europa. E allora hanno detto, ma siamo polli? Ma siamo pirla? Ma siamo così deficienti a perdere 12 partite in campionato? là è scattata la molla, sono queste le cose che, che consentono ad una squadra di compattasse, di unisse e di diventare veramente una squadra imbattibile, perché ad oggi l'Inter ragazzi è veramente una delle migliori squadre d'Europa, è una squadra imbattibile, e quella finale di Champions League è figlia ragazzi di questi risultati, quindi o questi risultati sono figli della fate voi, però... Io resto veramente, ripensando alla partita, a come l'hanno giocata, a come l'hanno interpretata, per quanto fosse l'Udinese, no? Sono tutti piccoli tasselli che poi quello che è successo al Napoli l'anno scorso te danno quell'impronta e, ragazzi, potresti aprire un ciclo che potrebbe durare in realtà per tanti anni. Eh? Poi non è detto che sia così: il Napoli insegna, il Milan insegna, però sembra stiano sulla strada giusta. Siamo abituati a giocare dopo ma dobbiamo guardare solo a noi stessi, qui c'è grande entusiasmo e si è visto ragazzi i calciatori per come scherzano tra di loro, cioè sembra veramente che già l'abbiano vinto sto scudetto, è, è impressionante. C'è una bellissima atmosfera e dobbiamo continuare su questa strada. Godiamoci il momento ma pensiamo a recuperare energie, ve lo leggo rapidamente, questo fa piacere, eh, si sprecano ovviamente i complimenti, io so e sappiamo tutti che il calcio va veloce: è giusto godersi queste serate e questo inizio di stagione con due obiettivi centrati come gli ottavi dei Champions e la qualificazione al mondiale per club. Davanti a un pubblico così dobbiamo provare a fare ancora prestazioni del genere perché questa gente non ci ha mai abbandonato. Tra i migliori in campo, ovviamente. Ancora una volta c'è la e Di Marco: stanno facendo benissimo, non da tre mesi, è vero, ma da due anni e mezzo. Ma mo stanno a fare sì, fa in maniera, non lo so io, triplicata, quadruplicata. Cose veramente clamorosi. Uh, fare dei nomi stasera però sarebbe riduttivo perché vedere ad esempio il secondo gol da allenatore è bellissimo effettivamente ora continuiamo a la soprattutto se alleni tu con la squadra ora continuiamo a lavorare sapendo eh, avremmo subito un'altra partita importantissima quella decisiva per il primo posto del girone ovviamente dei Champions League quindi dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e soprattutto mentali quindi sta già a pensare a recuperare energie non sta a pensare no non ho messo le riserve perché era una cosa ragazzi preventivata voleva lasciare in campo questa intensità sono scelte che si fanno criticabili non criticabili, solo il risultato contro la Real Sociedad potrà farci criticare oppure dire stiamo se zittica è meglio, non so se mi sono spiegato le parole su Frattesi perché io poi, preparatevi un video sfogo al fantacalcio di quelli clamorosi ovviamente vedo un calciatore che non viene utilizzato, ha fatto altre scelte, adesso ve lo leggo però resta un po' così no? perché è intitolato a tutti gli effetti oggi avrebbe potuto giocare dall'inizio? Ma per come è andata la partita e per come ci serviva nella prossima gara, però ha detto: Gli ho detto di stare sereno, quindi me lo aspetto titolare, me lo aspetto che gioca 90 minuti o comunque 75. Eh. Ecco E a me, da, da, da quello che c'è a Fanta non gli serve assolutamente al cazzo. Eh, poi lui, comunque, lavora benissimo e ci sta dando grandi soddisfazioni davanti a Barella Migliariana, che sono due grandissimi giocatori come lui, un titolare della nostra nazionale. Devo continuare a lavorare in questo modo. A partita in corso, poi ho optato per altri giocatori che, come lui, lavoravano benissimo. Oggi non l'ho messo, ma ci tornerà buono per martedì. Se potrà giocare sulla fascia no, che potesse giocare da quinto è stato detto ma non è un'opzione, in quel ruolo abbiamo due, un frise quadrato ovviamente, eh? solo in caso di necessità e urgenza, due grandi giocatori, il primo ha avuto un problema a Napoli, il secondo sta convivendo col problema al Tendine e sta stringendo i denti ma non poteva avere i 90 nelle gambe e ho anche ovviamente Darmian che sta facendo però anche... Benissimo, no? Lo ha fatto spesso il terzo di difesa, che è uno di quei giocatori che fa la fortuna degli allenatori, sono assolutamente d'accordo. Ecco tutto questo ma pazzone per sapere che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti: sia di Sarri, della Lazio, di Pioli, del Milan e della, e della stessa Inter. Ma ad oggi, veramente, ragazzi, per quanto non bisogna assolutamente sminuire quello che sta facendo la Juventus, ma effettivamente, no? La Juventus sta facendo tanto, poi arriva l'Inter che fa quel qualcosa in più, quei due punticini di differenza. Che stanno mettendo un po' in disparte la Juventus. E forse è anche bello, in realtà, no, vedere giocare prima una e poi l'altra, perché almeno si prendono entrambe un po' di spazio, com'è giusto che sia in questa Serie A. Perché stanno facendo un bel po' di vuoto, ragazzi. Poi ne parleremo insieme, insieme al Buon Fabio. Però è giusto, secondo me, dare quel palcoscenico ad oggi, alla prima della classe, perché lo stanno effettivamente meritando. Poi le cose nel calcio possono cambiare rapidamente, lo dice lo stesso Inzaghi. Quindi devi continuare a farlo fino alla fine chi riesce a farlo fino alla fine si porta a casa il bottino pieno chi molla pure del centimetro s'arrangia questo è il calcio grazie per la visione alla prossima con un nuovo video la vostra qui sotto nei commenti